Questa è una distillazione a bagnomaria. Che cos'è bagnomaria? Vuol dire che non c'è un contatto tra la fonte di calore, che appunto sta nell'intercapedine esterna, che è del vapore che porta ad ebollizione appunto l'acqua, e le materie prime che andiamo a distillare. Molto buono, no? È diversa dalle distillazioni tradizionali, dove magari c'è il fuoco direttamente in caldaia o ci sono il vapore diretto nelle vinacce. Lì in quella maniera raggiungi delle temperature che sono enormemente più alte. Qui la temperatura massima in distillazione sono i 100-102 gradi, che è il punto di ebollizione dell'acqua. E temperature più basse chiaramente vuol dire costi enormemente più importanti e tempistiche molto molto più lunghe in distillazione. Però è l'unica maniera per tirare fuori gli alcoli, quelli più nobili dei fermentati, perché la fermentazione produce un sacco di alcoli, quelli basso bollenti, quelli alto bollenti, e se tu arrivi a temperature molto molto alte vai a tirar fuori delle cose che non vanno bene. Per dire, queste qui sono le due caldaiette della prima cotta, della prima distillazione della vinaccia, quindi per fare la grappa. Erano caldaiette della tradizione, quindi a vapore diretto, ed è stata fatta una camicia all'interno per lavorare a bagnomaria dall'artigiano nella foresta nera che si fa qui alla bici. In questa maniera le temperature che raggiungiamo non sono come quelle delle distillazioni tradizionali, e nella vinaccia è molto molto importante, perché tu sai che l'uva ha il semino chiaramente, al vinacciolo, no? E se tu arrivi a 130-135 gradi di temperatura si rompe ed esce l'olio del vinacciolo, che rende la grappa non solo sgradevole, vegetale al naso, ma anche molto più grassa da digerire, molto più difficile, no? Quindi stando a temperature più basse chiaramente le tempistiche sono molto più lunghe, ma tiriamo fuori solo le parti migliori di quello che riusciamo. Vieni su, ti faccio vedere. Allora, noi con questa direzionatore qui, dalla scaletta col nastro, dirigiamo la vinaccia fresca in queste ceste qui, sono per caldaia. Sono quattro, riusciamo a fare 250 kg ogni caldaia per cotta, quindi la vinaccia entra secca, non è una distillazione a cappello sommerso dove metti la vinaccia a bagno d'acqua, quindi un bagnomaria a secco. L'acqua sotto sul fondo, mettiamo una ventina di litri d'acqua prima di iniziare la distillazione, che vengono portati a ebollizione, quindi i vapori dell'acqua quando salgono disalcolano la vinaccia, fanno tutto quanto il giro delle tubazioni e vanno a finire, scendiamo che ti faccio vedere dove vanno. E vengono convogliati in queste casse flag qui, che sono questi due contenitori grandi che tengono il risultato della prima distillazione. Noi si chiama appunto flemma. Va dai 20 ai 25-27 gradi alcol. È una distillazione dove non togliamo teste e cose, teniamo tutto quanto. Da qui poi lo ripompiamo dentro nell'alambicco per la seconda distillazione, che sono questo per la frutta e questo per la grappa. Quindi la roba che viene, che esce da lì, viene condensata e poi ripompata dentro questo. E questa invece è la frutta, la seconda distillazione della frutta. La prima invece viene fatta qua, dove ti avevo fatto vedere prima. C'è un agitatore all'interno, qui dentro va il fermentato di frutta dopo la fermentazione. Questo agitatore appunto che vedi si muove, viene fermentato in movimento in maniera che la distribuzione del calore sia omogenea, non ci siano delle parti che non si riescono a disalcolare. Il fermentato lo pompiamo dalla sala di fermentazione dietro e semplicemente attacchiamo il vapore che porta ad ebollizione l'acqua sul bagnomaria. Ma come ti dicevo appunto i vapori vanno a finire nella cassa flemme e poi li ripompiamo dentro per questa seconda distillazione. Come ti dicevo nella prima, non separiamo teste e code, lo facciamo qui. Sì, le teste sono gli alcoli basso bollenti, quindi i primi che si separano quando ci sono delle temperature, appunto quando la temperatura si sta alzando nel sistema, sono tutti i sottoprodotti della fermentazione, quindi solforosa, acido acetico, acetone, tutte quelle cose lì molto spiacevoli, che oltre a non essere salubri non vanno neanche bene dal punto di vista aromatico. Quindi adesso c'è, per dire, questa valvola qui adesso è chiusa e il liquido sta passando attraverso il contalitri e sta andando nel collettore finale. All'inizio questa valvola è aperta e i primi liquidi, appunto le teste, vanno a finire nella boccia di vetro che poi noi scartiamo. Quando tutto quanto, perché è questa qui sotto, quando sentiamo che all'assaggio è a posto, il distillato è perfetto, chiudiamo la valvola e teniamo il cuore come sta succedendo adesso. Per le code invece, molto semplicemente, fermiamo la distillazione, quindi vuol dire che l'ultima parte, gli alcoli alto bollenti, perché chiaramente la temperatura del sistema continua ad aumentare mano a mano che tu vai a privare di massa la distillazione, no? E
e quindi sempre di più iniziano ad esserci le code, che sono le glicerine, appunto tutte le parti, le sostanze vegetali e grasse del distillato. Noi semplicemente le lasciamo, fermiamo il vapore che alimenta il bagnomaria, adesso chiaramente non lo facciamo, quindi le code rimangono in caldaia, apriamo la valvola, le scarichiamo sotto terra, abbiamo un pozzetto dove raccogliamo le borlande della prima distillazione e le code e le teste della seconda distillazione, laviamo con l'acqua calda in pressione l'alambicco in tutte le sue parti, nei piatti, appunto in caldaia, appena sotto il defilematore, e non abbiamo bisogno di fare trattamenti chimici all'alambicco, anche perché distilliamo praticamente tutto l'anno. Sono stati i primi in Italia a distillare la birra, e tanto che al tempo ha suscitato un po' di clamore questa cosa, perché non era ancora un distillato conosciuto in Italia, no? In Germania, appunto in Mitteleuropa si faceva, ma... E al tempo, non so su tu se ti ricordi, ogni distillato e ogni alcol aveva un contrassegno di stato diverso, aveva una fascetta diversa. L'amaro ne aveva uno, il liquore ne aveva un altro, la grappa bianca uno, insomma c'erano 100.000 contrassegni diversi. E la birra non aveva un contrassegno, tanto che mio nonno, quando è andato in agenzia delle dogane all'UTF, vecchio, a dirgli io voglio distillare la birra, questi hanno detto cioè tranquilla, non si può fare, cioè già ci porti 100.000 cose, vieni che ti faccio vedere. Hanno portato nella stanza dove tenevano tutti i verbali delle aziende che distillavano e faceva vedere, questo è distilleria X, aveva tre fogli così, e noi avevamo, apre un cassetto a scomparsa con 100.000 prove di distillazione. E vabbè, comunque poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, il nostro focus in generale sono i distillati bianchi, cioè noi facciamo qualche invecchiato, ma non è sicuramente il nostro punto d'arrivo a livello di sperimentazione. Cioè noi crediamo che il distillato sia un distillato meraviglioso, stia bene bianco, insomma, che si esprima bene bianco. Perché? Perché di sì, perché per come lo distilliamo noi con il bagnomaria, cogliamo tutte le sfumature, cioè ogni frutto è diverso, ogni fermentazione è diversa, e se è una materia prima eccezionale, riuscire a intrappolare l'anima di questa materia prima in maniera pulita e precisa, per noi è il punto d'arrivo che abbiamo, insomma. Vieni, ti faccio vedere, nei serbatoi di... spiegavo prima del riposo e distillati. Vedi, per dire, questo è uno dei magazzini dove teniamo i distillati a riposare. Questi sono tutti serbatoi con una varietà dentro ogni serbatoio, sono da 50 a 100 litri. E questo è il magazzino dove teniamo i distillati di frutta. Ma sono tutti distillati che riposano qui per almeno, cioè, 2014, 2010, 2011, cioè ci sono tantissime cose diverse che stanno ancora riposando, e questa esterificazione, questa evoluzione che facciamo fare ai distillati, questo riposo è molto fondamentale per la qualità del prodotto finito. E non possiamo imbottigliare appena si esce dalla distilleria, dalla distillazione, anche se la legge permette di farlo, ma vai a mettere un bambino appena nato dentro in bottiglia, no? È molto diverso, cioè è anche il vino ha bisogno di tempo, ma sono due cose completamente diverse. Il vino ha bisogno di temperatura controllata, umidità controllata, di avere buio per fare appunto la sua strada, perché è una materia prima organica e viva, no? Il distillato è vivo per altre motivazioni, ma non abbiamo bisogno di temperature e umidità controllate. Infatti li teniamo a temperatura ambiente, ci abbiamo dei serbatoi anche fuori, perché per un distillato fare le stagioni, l'inverno, l'estate, la notte e il giorno, cioè gli sbalzi di temperatura, l'escursione termica, aiuta tantissimo questo processo di evoluzione. Lo facciamo fare a pieno grado, quindi vuol dire che non andiamo in diluizione prima del riposo. Come esce dall'alambicco, lo mettiamo nei serbatoi e lo lasciamo riposare. Perché più alcol c'è, quindi a pieno grado, più c'è una delle componenti che si combinano appunto per dare via questa evoluzione. Anche in bottiglia un distillato continua a evolvere, cioè no, uno pensa che... Come? Perché? Perché sì, perché ci sono ancora alcol, tutte le sostanze all'interno del distillato, acidi grassi, c'è un po' di ossigeno nella bottiglia, e sono tutte componenti che si combinano e danno via un'evoluzione, una creazione di esteri. Solo che c'è meno alcol, perché è alcol a 40 gradi rispetto all'alcol a 80 qua. Quindi c'è in minor quantità una delle componenti dell'evoluzione. Ma non facciamo mai l'errore di mettere... Non abbiamo fretta, ecco, noi non abbiamo assolutamente fretta. Tanto che per andare in imbottigliamento, imbottigliamo magari 100-200 bottiglie alla volta e andiamo a prendere dai serbatoi a pieno grado solo la quantità di liquido che ci serve per fare quelle bottiglie, per lasciare il restante riposare a pieno grado e non imbottigliare già più robe di quello che servono. Un distillato di birra, distillato di vino, abbiamo qualche prodotto che facciamo invecchiamento. Questo è un distillato di mele, la varietà è la Grafensteiner dell'Alto Adige, ed è una mela che ormai facciamo molta fatica a trovare. Questo è il modo di assaggiare un distillato a pieno grado. Bicchiere, sempre lo stesso dito, così senti gli aromi ma non la parte alcolica. Prima? No, vai. Se senti il gusto, senti l'aromaticità e i profumi,
ma non ti ubriachi, insomma, perché fare un sorso di sta roba qua va a finire che dopo non vai in Valpolicella oggi pomeriggio. Questa diceva una vecchia varietà e facciamo sempre più fatica a trovare, perché le varietà quelle interessanti per la distillazione non sono chiaramente quelle da mercato fresco, per quello decidiamo di piantare delle cose qui a casa. E questa i contadini la spiantano perché non rende chiaramente come la Pink Lady, come Granny Smith, tutte quelle cose moderne che poi in distillazione fa cagare, cioè non hanno nessuna struttura aromatica e sostanza. Questo comporta quello che abbiamo studio a prescindere a monte di una singola materia prima, cioè. No, assolutamente, cioè. Quante viene distillate? Quante varietà? No, non so rispondere a questa domanda. Guarda, tutte varietà diverse queste, per dire. Faccio saltare. Cioè, non tutta la frutta va raccolta allo stesso momento. Per dire, le susine che stiamo raccogliendo, mettiamo le reti per terra, aspettiamo che l'albero le faccia cadere, quindi vuol dire che ha finito la maturazione del frutto ed è pieno di zuccheri e di aromi ed è il momento giusto. Ma esatto, perché era andato mio nonno 30 anni fa, poi dopo è una cosa che non si era più fatta, perché è abbastanza un casino, cioè partire col furgone, coi serbatoi, andare a raccoglierli nelle colline dell'isola di Cherso, appunto tutto sui lati della montagna, in mezzo ai sassi appuntiti, vado là, li raccolgo, li mettiamo, iniziano a fermentare spontaneamente nei serbatoi come questi qui, e poi arrivo a casa, li macino e finisce la fermentazione e li distilliamo, cioè ipercostoso, però il distillato è fighissimo, dopo te lo faccio assaggiare. E questa ogni anno vado, più o meno, ho fatto gli ultimi 2 anni, adesso vediamo quest'anno come sono i fichi. Questi sono i serbatoi di fermentazione, quelli più grandi, come ti dicevo, fermentazioni spontanee, quindi non aggiungiamo lieviti. Qui vedi un po' di botti. A parte queste prime 3 che sono ciliegio, frassino e robinia che utilizziamo per la grappa di amarone invecchiata, resta su tutti i roveri francesi, Bordeaux, Borgogna, legni ovviamente molto molto qualitativi, che provengono anche da cantine importanti, insomma, non perché c'era dentro il Sauternes di Chateau di Chem, ma perché la qualità del legno è eccezionale. E le tonnellerie fanno la lotta per dare le barrique a quelle cantine lì, e noi siamo in amicizia, quindi ci vengono date queste barrique che hanno magari fatto una fermentazione di vino bianco oppure sono addirittura nuove. Quindi noi per fare un invecchiamento non abbiamo bisogno più di 5, 6, 7, 10 anni. Sentiamo tutti i giorni parlare di 50 anni di invecchiamento, ma se tu utilizzi una botte con il legno di una buona qualità non hai bisogno di tantissimi anni. Qui perdiamo 5-6% all'anno in invecchiamento. Esattamente. Nei Caraibi perdiamo il 12, in Scozia perdono l'1, capisci bene che 5 anni nei Caraibi sono come 40 anni in Scozia, cioè, quindi quando si leggono le etichette bisogna sempre farsi un po' di domande. E poi anche il terroir dell'invecchiamento è fondamentale. Noi avevamo fatto una prova con il primo rum che avevamo distillato nei Caraibi, e quindi lo stesso rum bianco messo nella stessa barrique, tutto quanto gemello, quindi 2 barrique uguali con la stessa quantità dello stesso rum, della stessa annata, e una era stata portata qui a Bassano e una nei Caraibi. Ovviamente nei Caraibi arriva qui molto prima, no? Per dire. E abbiamo preso un campione quando è arrivato qui nei Caraibi. Abbiamo aspettato a Bassano, che sono dovuti passare altri 2-3 anni perché arrivasse qui il liquido, e tu dirai dovrebbero essere uguali, no? Ma in realtà sono completamente diversi lo stesso, perché il microclima, l'umidità, la temperatura. Sì, assolutamente, cioè anche dove invecchia da tutto una, cioè, l'aria qui è diversa. Su queste qui abbiamo fatto la cervica perché non sono ancora. Sarebbe questa. Esattamente. Questo è un distillato d'uva, quindi non è una grappa, è un distillato di frutta. Differenza, distillato d'uva? Sì, grappa è tecnicamente distillato di vinaci italiane, da uve italiane vinificate in Italia e distillate in Italia. Qui distilliamo il frutto intero, quindi tutto quanto, la buccia, la polpa, il mosto, tutto quanto insieme. E questa è un clone di uva moscato, che non è il moscato fior d'arancio che si conosce, ma è il moscato rosa dell'Alto Adige. E questo ce lo dà Franzas.